Da qualche settimana ormai circolava la voce. Viva l'Italia! Carlo, anche se non l'avrebbe mai confessato, era nervoso. Silvio lo capiva. All'improvviso nella casa era sceso il silenzio. Un mese dopo la sua partenza, Carlo scrisse una lettera alla famiglia. La lettera zeppa di errori raccontava del breve addestramento e terminava con un patriottico «Viva l'Italia!», nient'altro. «Carlo, è tornato Carlo!» «E com'è fare la guerra?», domandò Silvio. Carlo lo guardò. «Come si faceva a raccontare una guerra?» Partiva. Finalmente partiva. Non si trattava più di un sogno. Toccava a lui difendere la patria. L'addestramento fu brevissimo, appena 2 settimane e lacunoso. Dopo 2 anni di guerra, i comandanti non hanno ancora capito che l'attacco frontale non ha alcuna possibilità di riuscita. Loro non l'hanno capito. I soldati al fronte, sì. «I nemici sono nemici», ha sentito dire da Colussi.